E questo è l'altro sport, la rubrica di GRP Televisione che come media partner del Torino Team Basket si occupa di basket femminile. Andiamo in Serie B e allora andiamo subito con i risultati, poi vi presenterò anche gli ospiti perché ci sono delle cose interessanti da raccontarvi proprio insieme ai miei ospiti di oggi. E allora vi vado subito a presentare, da 45 anni il presidente di questa società, Dino Violante con noi, bentrovato. Grazie, bentrovati. Con lui, insomma, una veterana ormai del Torino Team Basket, Alessandra Isoardi. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Allora, partiamo dalla seconda uscita stagionale, una convincente vittoria, la seconda consecutiva, ma questa rispetto alla prima è stata convincente per 78-47 contro la Beinaschese. E allora io vedrei subito i risultati della giornata insieme alla nostra regia, così li commentiamo. Eccoli qua, i risultati. C'è anche il girone nord-ovest, questo. E andiamo a vedere subito la classifica del Torino Team Basket dopo 2 giornate. Lo vedete, punteggio pieno, Dertona, Pegli, Torino Team Basket e l'Apoli Smile Torino per adesso a punteggio pieno. Chiedo subito, e vado subito dal presidente Violante, che stagione è cominciata? Beh, è una stagione che comincia a diventare interessante perché stiamo entrando nel vivo e questo ci permette di vedere anche come risponde la squadra a degli impegni che saranno determinati, poi determinanti per raggiungere l'obiettivo finale. Quindi è iniziata bene per adesso, a parte la prima partita dove abbiamo notato la difficoltà della squadra di trovarsi negli schemi, che però è stata cancellata da questa partita di ieri, che ha fatto capire quali possono essere le reali possibilità della nostra squadra. Lo state vedendo, queste sono le immagini della partita di domenica. GRP Televisione è media partner del Torino Team Basket e quindi vi racconta le partite casalinghe. Vado ad Alessandra Isoardi perché nonostante la vittoria anche all'esordio, in questa avete voluto anche convincere in qualche maniera, insomma, dimostrando anche che il rodaggio è finito. Con quel 15-0 iniziale come parziale, direi che avete cominciato bene. Sì, la prima partita di campionato siamo riusciti a portare a casa la vittoria, però non eravamo soddisfatti né noi come giocatrici né giustamente il nostro staff. Abbiamo fatto una prestazione che non ci rappresentava pieno, perché siamo riusciti comunque a segnare, a riuscire a imporci sul Ceva, però facendo troppi errori che non devono succedere, soprattutto se il nostro obiettivo è quello che è. E in questa partita decisamente abbiamo fatto l'esatto opposto rispetto alla prima partita. Abbiamo preparato tutta la settimana la partita perché comunque Beinasco è un'ottima squadra e il nostro obiettivo era di limitare le loro giocatrici più forti in attacco, ma non solo. E devo dire che siamo riusciti a pieno a limitarle e abbiamo dimostrato anche un'ottima prestazione di squadra, riuscendo appunto a riscattarci dalla prima giornata. E ai nostri microfoni, proprio al termine del match di domenica, al microfono dei nostri Boasso e De Maria, il coach Mario Corrado, ascoltiamolo. Oggi è andata meglio dell'ultima volta, della partita settimana scorsa. Siamo più concentrati perché Beinasco, ripeto, è una squadra ben allenata, con molto carattere e noi questa partita la temevamo un po'. Oggi chiaramente avevamo una testa diversa, eravamo più sul pezzo, più concentrati, fisicamente anche un po' più reattivi e quindi ci ha permesso di indirizzare la partita fin dall'inizio sui binari che noi volevamo. Difesa aggressiva, attraverso il nostro campo e abbiamo corso parecchio. Direi che sono soddisfatto, sicuramente un piccolo passo avanti. Adesso settimana prossima andiamo a Cuneo che sarà lì estremamente complicato, sarà una partita completamente diversa anche quella, ma ci proviamo. Ci manca ancora un po' di equilibrio in fase offensiva. Però ci manca anche una giocatrice come Nicoletta Baima, che è per noi è un cardine. Nicoletta è lo snodo delle azioni offensive. Con lei in campo la squadra gira in maniera diversa. Speriamo che rientri prima possibile. Ci manca quel pezzo lì ancora. Con quel pezzo allora forse riusciamo ad avere un attacco più organico, di movimenti più fluidi, cosa che adesso ogni tanto ci impantaniamo. Per esempio contro la loro difesa zona,
abbiamo avuto difficoltà a un certo punto. Con Nick lei ha la capacità di vedere bene il gioco, di far viaggiare la palla, di fare il passaggio giusto al momento giusto e il tiro quando necessita. Lei quando entrerà ci darà un grosso aiuto. In alcuni momenti contro la zona ci siamo un po' persi e questo è un problema perché le squadre avversarie quando vedono che tu fai delle cose, hai delle difficoltà contro un certo tipo di difesa, chiaramente la utilizzano. Quindi dobbiamo registrare ancora alcune cose, una fluidità di passaggio, una rapidità di passaggio. Gorica, la nostra lunga, la bosniaca, contro la zona fa ancora difficoltà perché lei è abituata a giocare contro l'uomo, quindi non ha le posizioni giuste. Vediamo se in questa settimana riusciamo a mettere ancora qualcosina a posto per la prossima. Work in progress, allora vediamo insieme i più e i meno della settimana, così le analizziamo insieme ai nostri ospiti. Vediamo se sono d'accordo. Altra eccellente prestazione di Alona Shamokvalova, 31 punti. Altra buona prestazione di Giulia Tortora in cabina di regia. Evidente crescita di molte effettive. Isoardi, che è venuta a trovarci, su tutte, ma dopo l'analizzeremo con lei la sua crescita. I meno della settimana, piccolo passaggio a vuoto ad inizio terzo quarto, troppi punti subiti, fase difensiva da perfezionare, amalgama migliorabile. Insomma, Alessandra, tutto insomma, ci sta alla seconda giornata, no? Sì, assolutamente. Poi, come ha detto il coach, comunque abbiamo ancora delle giocatrici che sono in fase di rientro ed essendo una squadra completamente nuova, anche se da agosto che ci stiamo allenando, non è facile riuscire a entrare e trovare l'armonia di gioco. Ma questa partita penso che sia la dimostrazione che ne siamo assolutamente in grado e dobbiamo andare in crescendo, ovviamente. Limitare più che possiamo gli errori, sia difensivi che offensivi, e non mollare mai, difendere con la stessa determinazione che abbiamo difeso questa partita. E poi si vedrà, anche la partita che ci aspetta il prossimo weekend sicuramente sarà un'altra settimana di duro lavoro, soprattutto anche a livello mentale, dobbiamo essere ben preparate. Presidente, 45esimo anno alla guida di questa società, che aria respira? Che aria respira? Ne ha respirate 45 di stagioni, voglio dire. Diciamo che andando avanti ogni anno è come se fosse il primo, perché l'importante è avere questo entusiasmo e voglia di andare avanti, per cui l'aria è sempre un'aria buona e quindi tiriamo avanti finché si può. Profilo basso per il presidente, noi andiamo a sentire invece un profilo altissimo, Eva Giauro, ai nostri microfoni. È andata bene, diciamo bene, i primi minuti ci abbiamo dato dentro, abbiamo subito distaccato, abbiamo avuto qualche problemino in difesa e qualche in attacco contro la zona, però ci può anche stare, e poi abbiamo mantenuto il distacco tutta la partita. Il campionato è iniziato a due partite, direi che ci sono tante cose da migliorare sia in attacco che in difesa, comunque oggi abbiamo visto in campo l'atteggiamento giusto rispetto alla scorsa e dobbiamo continuare così. Ma storto, non lo so, forse alcune battute in cui ci siamo un po' perse in difesa, abbiamo lasciato loro giocare liberamente, però in attacco magari mancato qualche passaggio, qualche tiro, però secondo me l'atteggiamento è quello che fa la maggior parte della partita. Allora, in crescita anche il nostro ospite di oggi, Alessandra Isoardi, se non sbaglio hai realizzato 13 punti, ma soprattutto stai entrando in forma. A dispetto della prima partita dove insomma forse anche l'esordio, il debutto, non lo so, però tu sei una delle veterane di questa squadra, ben 4 stagioni ormai qui, hai vissuto anche la 2 dell'anno scorso, la cavalcata di 2 anni fa in B, sei molto giovane, però tutto questo fa già esperienza. Come l'hai messa da parte e la sfrutterai in questa stagione? Sicuramente non è il primo anno che debutto in questo campionato di Serie B. E alla fine, a parte alcune squadre, le società e le giocatrici più o meno le conosco da un po' di tempo. E sicuramente l'hanno fatto in A2, al di là dei risultati è stato un anno di forte crescita perché ci siamo confrontate con un livello e con delle giocatrici che, passiamo il termine, provengono da un altro pianeta. E sicuramente ho acquisito delle capacità da quel campionato. E poi ogni partita in questo campionato, che è molto insidioso, è una partita a sé, non tutte le partite sono uguali e anche le prestazioni
purtroppo, come la prima di campionato, non ho dato, diciamo, il 100%. La partita di ieri invece sono riuscita a dare quello che serviva in quel momento alla squadra, quindi ritmo in transizione, visione di gioco, passaggi, difesa, sono un po' di cose che cerco ogni partita di buttare dentro per dare una mano alla squadra in qualche modo. La mano alla squadra. Presidente, invece, la questione palestra Pino-Torinese, a che punto siamo? Ma siamo ad un punto, penso, una svolta, perché finalmente dopo un incontro avuto col sindaco, l'assessore ai lavori pubblici, responsabile anche dello sport, c'è stata una promessa, una garanzia di procedere nella ristrutturazione della nostra palestra in modo tale da renderla agibile e omologabile per ciò che riguarda il campionato di serie C maschile e di serie B femminile. Io spero che vada avanti, perché la nostra intenzione chiaramente è sempre stata quella di rientrare a Pino-Torinese, perché ci manca il pubblico sia maschile che femminile che possiamo creare, dove abbiamo tra Pino e Chieri circa 250 ragazzi e atleti che fanno pallacanestro. Ce lo auguriamo, torniamo alla partita di domenica, andiamo ad ascoltare invece quello che ci ha raccontato Elena Gregori. Molto meglio rispetto alla scorsa partita, siamo riuscite a dare molta più intensità e a giocare meglio di squadra, dobbiamo ancora migliorare, però ottimi segnali secondo me. Ci sono stati un po' di problemini forse nella difesa, però diciamo che ciò che abbiamo provato durante gli allenamenti si è visto in campo, quindi sicuramente dobbiamo omogeneizzarci, creare di più un gruppo squadra, però ci sono segnali di crescita, diciamo, dall'altra partita. Molto bene a livello anche personale, mi sento molto in squadra e quindi molto bene. Mi concentrerei forse sul reparto, appunto, cioè sull'aspetto di più di fare squadra, di unirci, di aiutarci in campo e cercare sempre di più di conoscerci e capire meglio ciò che uno fa, e in modo tale da capire anche l'altro in contemporanea. Cara Alessandra, vicino a te c'è il pallone della cavalcata di due stagioni fa in Serie B. Mi serve la tua dedica per quest'anno. Guarda, esatto, te l'ho messo lì, hai anche il pennarello vicino alla gamba. E voglio la tua dedica. Voglio la tua dedica perché tu sei il motorino inesauribile di questa squadra e io ci tengo, perché la vita da mediano è sempre una cosa che mi è piaciuta nella vita. Forse mi ha anche un po' caratterizzato. Mi racconti un pochettino che spogliatoio è quello di quest'anno? So che tu ti chiami Alessandra, il tuo diminutivo è Sandra, ma le tue compagne straniere, insomma, fanno un po' di fantasia sul tuo nome. Sì, quest'anno, oltre ai 1000 appellativi degli anni scorsi, le mie nuove compagne ucraine mi hanno chiamato Sashka, e mi chiamano Sashka, che nella loro lingua vuol dire Alessandra. Certo. E l'ho trovato simpatico, quindi ho detto perché no. Poi è più facile per loro comunicare e chiamarmi così, quindi... Quindi... Sashka Isoardi ci sta facendo una bella dedica come Sashka quest'anno. Presidente, noi ci vediamo la prossima partita in trasferta contro Cuneo sabato prossimo, andate nella Granda. Poi invece noi ci vedremo qui il 15 di novembre dopo la gara contro Novara. Guardando la classifica, se possiamo metterla in onda, insomma, saranno già due snodi importanti. Certo. Novara in questo momento a 0 punti, ma lo vediamo, Granda Cuneo, 2 punti, però ha perso con Pegli che ne ha 4, insomma, quindi saranno due gare molto molto delicate e ci vedremo poi qua per commentare tutto questo. Cosa mi hai scritto, Sashka? Dal motorino fiammeggiante di TTB con tanto affetto. Ah, che bello! E noi chiudiamo così. Grazie Presidente, grazie Sashka Isoardi e grazie a voi per aver seguito L'Altro Sport. Grazie, ok.